Il presidente della regione e vice commissario alla ricostruzione Marco Marsiglio ha stanziato 9,6 milioni di euro per la provincia di Teramo, nelle aree colpite dal terremoto e dalla violenta nevicata. Ad annunciare il provvedimento il consigliere regionale Paolo Gatti. Dell'ingente somma nel capoluogo saranno riversati 420 mila euro per il ripristino del palazzetto dello sport e 1,25 milioni di euro per la riqualificazione e il ripristino della sala Ipogea e dei sottopassi di Piazza Garibaldi. Sì, un risultato importante, fondi importanti che sono stati ottenuti sulla base delle richieste nostre come Comune di Teramo, ma dei comuni e del dialogo importante con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che poi ha trovato ovviamente l'avallo della Regione, un importante risultato che consente di dedicare ulteriori risorse ai territori, anche a seguito ovviamente degli effetti dei danni cosiddetti sismaneve. Quindi un lavoro che continuiamo a portare avanti con il commissario, come è sempre stato in questi anni. La collaborazione istituzionale su queste tematiche è fondamentale per poter dare delle risposte. Per quanto riguarda il Comune di Teramo, questa rimodulazione, questa integrazione consente finalmente di arrivare a dare risposte alla città di Teramo. Da anni avevamo chiesto questo intervento che consentisse proprio di intervenire sulla copertura del palazzetto dello sport di Scapriano, anche al fine di risolvere tutta una serie di problematiche che da tantissimi anni si stavano trascinando e che si sono accentuate, aggravate nella fase legata al sisma, e poi l'intervento che abbiamo chiesto con una progettualità importante che consentirà di completare ovviamente l'opera già pianificata e già programmata del complesso dell'intervento di Piazza Garibaldi e dell'Ipogeo. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, inoltre si è detto molto soddisfatto della collaborazione tra le varie istituzioni, al di là del colore politico, e ha auspicato altre cooperazioni in tal senso. Un'azione che permetterà di raggiungere questi obiettivi e che nasce da questa collaborazione che non mancherà mai, e quindi non posso che raccogliere positivamente questa risposta rispetto alle nostre richieste, alle nostre proposte, ma anche ad una capacità progettuale che poi nel dialogo con l'USR e con la Regione ora ha trovato un pieno riscontro. Speriamo che anche in tutte le altre partite, le altre questioni legate alla programmazione, ai fondi, possa essere confermata più di quanto sia stato fatto in passato proprio questa collaborazione e questa attenzione per la città di Teramo.